Bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura, i numeri dell'emergenza coronavirus nella nostra regione sono 153 i nuovi casi accertati nelle ultime ore. Si tratta del dato più basso degli ultimi due mesi. Anche il tasso di positività è tra i più bassi delle ultime settimane. Scendono in modo significativo i ricoveri in terapia intensiva, anche se il tasso di occupazione dei posti letto resta sopra la soglia d'allarme. Si registrano inoltre 25 decessi. Vediamo tutto nel servizio. Nonostante il lieve calo odierno dei ricoveri, scesi complessivamente sotto i 700, l'Abruzzo resta all'interno della lista delle 13 regioni italiane che superano il livello di guardia per le occupazioni di posti letto in terapia intensiva, fissato al 30%. Magra consolazione il penultimo posto nella graduatoria capitanata dalla Lombardia al 61% e dalle Marche al 60%, con una media italiana poco sopra il 40%. L'Abruzzo è subito dietro il Molise, con il 36% dei posti di rianimazione Covid occupati. Vero è che i dati sono in miglioramento, almeno per quanto riguarda l'indice di trasmissibilità del virus e i nuovi positivi. Dopo un riconteggio rispetto a cifre errate comunicate nei giorni scorsi, oggi sono 153 i nuovi positivi al Covid-19, emersi dall'analisi di 3.935 tamponi molecolari e 2.260 antigenici rapidi, con un tasso di positività del 2,5%. In isolamento si trovano attualmente 9.569 persone, meno 295. Bene anche le guarigioni, che aumentano di 427, e gli attualmente positivi in calo di 302 unità e vicini a tornare sotto la soglia dei 10.000. Sì, il momento fondamentale è proprio questo. Io non faccio che invitare la popolazione, e approfitto per fare gli auguri di buona Pasqua a tutti, ma di essere super attenti, perché questo è il momento cruciale in cui possiamo vincere o perdere la guerra. A livello provinciale, la mappa del contagio vede in testa l'Aquilano, dove in questa fase si registra il maggior numero di nuovi contagi. A seguire il Teramano, più staccate le province di Chieti e Pescara, segno che le misure restrittive nell'area metropolitana hanno influito nel piegare l'innalzamento della curva. Pesante, invece, il bilancio delle vittime, che sconta, anche in questo caso, errate o tardate comunicazioni dei giorni scorsi da parte delle ASL. Oggi sono 25 i decessi conteggiati dal bollettino regionale, che aggiorna il totale delle vittime da inizio emergenza a 2.125. E noi andiamo avanti, perché questa mattina, sempre a Pescara, sono stati inaugurati nuovi spazi per il pronto soccorso dell'ospedale, lavori quasi ultimati per il pre-triage e l'isolamento degli infettivi. All'inaugurazione c'era anche l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che ha annunciato un imminente accordo con i farmacisti per cercare di velocizzare la campagna vaccinale. Giuseppe Dintino. Due interventi per potenziare la rete Covid abruzzese. Questa mattina a Pescara, al cospetto delle autorità politiche e sanitarie regionali, è stato mostrato il nuovo pre-triage e gli spazi di isolamento infettivi del pronto soccorso del presidio ospedaliero. Due interventi per potenziare il nosocomio, che rimarranno fruibili anche quando la pandemia sarà superata. La rete Covid abruzzese è una rete estesa che abbiamo già avuto modo di inaugurare, di presentare. È una rete che vede non solo l'aumento di posti letto, ma anche le ristrutturazioni dei pronto soccorso con i locali idonei messi in sicurezza per il paziente. Intanto prosegue la campagna vaccinale in Abruzzo, che dovrebbe essere presto implementata tramite un accordo anche con i farmacisti. L'obiettivo, ha dichiarato la Verì, è quello di vaccinare tutti entro settembre. La campagna deve concludersi a settembre, a fine settembre, così come abbiamo dichiarato. Noi abbiamo fatto un cronoprogramma. Come abbiamo più volte ribadito, l'importante è avere le dosi di vaccinazione. È in atto una organizzazione modulabile, proprio a seconda dei vaccini che riceviamo, su tutto il territorio attraverso una rete hub e spoke. Anche piccoli comuni sono stati raggiunti dal team per la vaccinazione. Devo dire che, oltre l'accordo con i medici di medicina generale, ci sarà anche l'accordo, abbiamo recepito quello nazionale, per i farmacisti, quindi ancora di più aderenza sul territorio e vicinanza a tutti i nostri corregionali.
Nei giorni di festa di Pasqua e Pasquetta l'intero paese sarà zona rossa, ma supermercati e centri commerciali potranno restare aperti. Una follia, secondo il segretario di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo, che chiede al Parlamento di cancellare la norma che ne consente le aperture domenica e festivi, e al presidente della Regione Abruzzo Marsilio di emanare una ordinanza per la chiusura a Pasqua. Sentiamo l'intervista di Maurizio Acerbo. A Pasqua e Pasquetta rischiamo una situazione davvero assurda. Ci sono più di 300 morti al giorno, ci dicono giustamente che siamo in guerra, i vaccini ritardano, non si può andare nelle piazze, nei parchi, tantomeno al cinema, a teatro, non ti puoi muovere da comune a comune, però puoi andare nei supermercati, nei centri commerciali. Perché? Perché c'è una liberalizzazione del commercio che fu approvata dal governo Monti, quindi con i voti del centrodestra e centrosinistra, che è diventata legge assurda dal 2012. Ora questa assurdità andrebbe bloccata. Come si fa? Come si è fatto l'anno scorso? Il presidente della regione Marsilio può fare un'ordinanza e tenere chiusi negozi, centri commerciali, supermercati. Ricordo che sarebbe un atto dovuto, perché commesse e commessi sono tra i lavoratori e le lavoratrici che più sono stati esposti e sono quotidianamente esposti a contatto con il pubblico in tempi di virus. Facciamoli riposare almeno a Pasqua e Pasquetta. Dopotutto, come diceva quel tale, ricordatevi di santificare le feste. Andiamo avanti, adesso parliamo dei vaccini, perché le inoculazioni per i magistrati stanno suscitando tante polemiche anche nella nostra regione, dove i magistrati possono essere vaccinati ma non gli avvocati. La decisione ha sollevato la polemica perché non tutti i soggetti fragili sono stati già vaccinati, anche se dalla regione rispondono che si usano due vaccini diversi. Vediamo il servizio. La campagna vaccinale prosegue e i magistrati saltano la fila. Nel programma regionale per le inoculazioni, approvato dalla Giunta lo scorso 22 marzo, tra la popolazione target vi è anche il personale delle procure della Repubblica e dei tribunali. Dall'iniziativa sono stati esclusi avvocati e praticanti. Da un lato i legali, anch'essi addetti alla giustizia e fruitori dei tribunali, ritengono che sia una contraddizione privilegiare una categoria ed escludere l'altra. Dall'altro sono però contenti di essere scampati a un privilegio che li avrebbe messi in imbarazzo davanti alla popolazione. La campagna vaccinale infatti prosegue zoppicando, soprattutto a causa dei ritardi nelle forniture e dei capricci delle case farmaceutiche. Non tutti gli over 80, i soggetti più fragili, hanno ricevuto la loro dose. Forte perplessità per questa scelta, non tanto perché dimentica gli avvocati, che sono una parte fondamentale della giurisdizione, per cui noi non capiamo come si possa procedere alla vaccinazione dei magistrati e non degli avvocati, che insieme al personale di cancelleria frequentano tutti i giorni gli stessi luoghi e sono affaccendati nelle stesse faccende. Ma non tanto questo, dicevo, quanto il fatto che il governo aveva espresso da ormai diversi giorni una posizione diversa, che era quella di procedere alla vaccinazione per ordine di età e di fragilità, e quindi in questo senso gli avvocati hanno manifestato, come dire, quasi soddisfazione per non essere stati posti nell'imbarazzo nel quale sono stati posti invece i magistrati, che si trovano a dover spiegare alla collettività un fatto, se vogliamo, che non tutti comprendono. Non c'è nessuna polemica, risponde il presidente Marsilio, perché si tratta di due vaccini diversi. Quello che diamo ai magistrati, spiega il governatore, non può essere dato ai soggetti fragili. Non solo per l'esiguità del numero delle persone di cui stiamo parlando, ma soprattutto perché si tratta di due vaccini diversi. I vaccini dati ai magistrati, come i vaccini dati alle forze dell'ordine o al personale scolastico, non vengono sottratti agli anziani, che se ricevono un altro vaccino e non possono ricevere il vaccino AstraZeneca con cui stiamo vaccinando
altre categorie. La vaccinazione prosegue in parallelo. Se oggi non abbiamo ancora vaccinato tutti gli over 80, semplicemente perché non ci hanno dato tutti i vaccini che servivano per farlo. Se ce li danno, correremo più velocemente di quanto non abbiamo potuto fare finora e vaccineremo tutti il prima possibile. È sufficiente come spiegazione questa? Ma parlo a titolo personale a questo punto, non mi convince appieno questa spiegazione, qui non mi sembra che si sia fatto un discorso di età quanto piuttosto di funzione, e se è così non mi pare appunto che sia una spiegazione razionale. Voltiamo pagina, ancora proteste contro le maxi bollette dell'acqua della Ruzzo Reti. A tutela dei cittadini teramani scendono in campo anche la CGIL e la Federconsumatori. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Contro le maxi bollette della Ruzzo Reti a difesa dei cittadini teramani scendono in campo anche la CGIL di Teramo e la Federconsumatori. Per il sindacato il problema di questi importi così elevati e in parte prescritti risiede nel fatto che l'azienda acquedottistica ha voluto esternalizzare la lettura dei contatori e la bollettazione. Il segretario della CGIL Teramo, Giovanni Timoteo, chiede all'Assemblea dei Sindaci di interrogarsi sul futuro della Ruzzo Reti. Noi evidenziamo che le bollette pazze sono un sintomo di qualcosa che non funziona, perché è chiaro che la bollettazione della Ruzzo Reti in qualche modo esprime oggi comunque sia qualcosa che in pratica è inefficiente comunque nella gestione della Ruzzo Reti. Ma io penso che per noi in qualche modo è abbastanza facile per certi aspetti, perché lo abbiamo anche in questi anni provato a segnalare più volte. La Ruzzo Reti è andata verso un crescente precarizzazione del lavoro. Lì ci sono circa 100 interinari su circa 300 addetti. La Ruzzo Reti in questi anni ha progressivamente esternalizzato ulteriormente le attività, tra l'altro tra le attività che sono state anche in gran parte esternalizzate sono quelle della lettura dei contatori e quella della bollettazione, della fatturazione, e sono quelle che oggi tra l'altro in qualche modo danno queste problematiche. Noi pensiamo che in pratica ci bisogna interrogare su qual è il futuro della Ruzzo Reti, qual è il futuro della gestione della Ruzzo Reti. Se questi diciamo, le scelte di questi anni ci dicono che ci sono questi problemi, significa che probabilmente la esternalizzazione non va in qualche bene, significa che la precarizzazione sicuramente non va bene, noi lo diciamo da tanto tempo e per questo però non lo diciamo alla dirigenza della Ruzzo Reti, noi lo diciamo all'assemblea dei sindaci. La Federconsumatori invece chiede misure immediate per sospendere la richiesta di pagamento della Ruzzo Reti relativa alle somme ormai prescritte. I cittadini hanno bisogno di trasparenza ma soprattutto di tutela. Federconsumatori ha chiesto la sospensione delle emissioni di queste bollette. Diciamo pure che tutti questi problemi non si sarebbero posti se il Ruzzo si fosse attenuta, come noi cortesemente chiediamo, preghiamo, esortiamo, agli obblighi del delibera 218 del 1986 che impone una doppia lettura per la maggior parte dei contatori, per alcuni un po' di più, dei contatori durante il periodo diciamo dell'anno, almeno due volte l'anno. È stata fissata al prossimo 9 aprile davanti al GIP del Tribunale di Chieti Luca De Ninis l'udienza sulla richiesta di archiviazione formulata dal PM Giuseppe Falasca della Procura di Chieti rispetto all'inchiesta per frode in commercio che nell'autunno scorso ha interessato i vertici della De Cecco, una richiesta rispetto alla quale ha presentato opposizione l'Associazione dei Consumatori Assoconsum. L'udienza fissata per oggi è stata rinviata a causa dell'adesione di alcuni avvocati all'astensione proclamata dall'Unione Nazionale delle Camere Penali per il 29, 30 e 31 di marzo. La vicenda della frode in commercio che coinvolge la De Cecco è nata dall'acquisto da parte del pastificio di circa 4.500 tonnellate di grano francese che venne fatto passare per pugliese. L'accusa è stata ipotizzata a carico di Filippo Antonio De Cecco, presidente del pastificio di Fara San Martino, del direttore degli acquisti Mario Aruffo e dell'ex direttore controllo qualità Vincenzo Villani. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del NAS.
E noi adesso ci spostiamo all'Aquila. Per il secondo anno consecutivo, a causa della pandemia, non si potrà svolgere la processione all'Aquila. Al contrario di un anno fa, però, il Cristo morto tornerà all'interno della Basilica di San Bernardino e venerdì i fedeli potranno omaggiarlo nel rispetto della normativa anticontagio. Il servizio è di Andrea Costantini. Salta per il secondo anno di fila a causa della pandemia la processione del Cristo morto all'Aquila. A renderlo noto è l'Associazione dei Cavalieri del Venerdì Santo, il gruppo laico che da oltre 20 anni coadiuva i frati di San Bernardino nell'organizzazione dell'evento. Dal 1954, anno in cui è stata ideata la processione aquilana dall'aspirante frate Salvatore Roccioletti, è la terza volta che il rito del Venerdì Santo non si effettua. La prima nel 2009, quando 4 giorni prima si era verificata la violenta scossa di terremoto che piegò la città. Poi l'anno scorso ed ora anche nel 2021 a causa della pandemia, con la conseguente normativa che vieta qualsiasi forma di assembramento. Quest'anno però, a differenza del 2020, ritorna in chiesa il Cristo morto e soprattutto la possibilità di omaggiarlo da parte dei fedeli, seppur in una forma diversa, in assoluta sicurezza. Per tutta la settimana santa, a partire da stasera, stazioneranno all'interno della Basilica di San Bernardino le 3 statue del corteo del Venerdì Santo: il Cristo morto, la Vergine addolorata e l'angelo con il calice. Tra le arcate della navata di sinistra sarà collocata anche l'allegoria della croce, il primo simulacro ad essere stato disegnato da Remo Brindisi nel 1954. La sera del 2 aprile, in coincidenza del canonico orario della processione, i cavalieri del Venerdì Santo si alterneranno alla guardia dei simulacri, vigilando e regolando l'omaggio dei fedeli per garantire il giusto distanziamento, come impone la disciplina anti-Covid-19. Presentato un saggio dello scrittore Silvio Paolini Merlo sulla figura di Primo Riccitelli, uno dei maggiori compositori abruzzesi. Riccitelli è stato un musicista importante ed apprezzato, ma poco conosciuto dalle giovani generazioni. Sentiamo. Primo Riccitelli è stato uno dei maggiori compositori abruzzesi degli ultimi 2 secoli, una figura però trascurata e poco conosciuta, nonostante il suo rapporto umano e artistico con Pietro Mascagni. A Teramo, una storica associazione culturale porta il suo nome ed oggi esce un saggio, scritto da Silvio Paolini Merlo, su questo grande artista che fu Riccitelli. La ragione principale per cui il maestro Maurizio Cucciolito mi ha chiesto di pubblicare questo testo, di dedicare un saggio monografico a Primo Riccitelli, è proprio l'importanza oggettiva che, se non altro sul piano storico oltre che artistico, che Riccitelli ha avuto nella sua epoca e direi nell'intera storia della cultura musicale della nostra regione. È sicuramente una delle figure più significative, più importanti, insomma, oggettivamente. L'altra ragione è che su Riccitelli mancava uno studio di questo tipo, cioè sono stati fatti per lo più, ecco, c'è una lunghissima serie di interventi di natura puramente cronistica, insomma pubblicistica, qualche ricordo sporadico, ma non esisteva ancora uno studio specifico, approfondito, che ricostruisse in maniera per quanto possibile completa questo autore, di cui purtroppo abbiamo pochissimi documenti autografi, pochissimi documenti specifici. L'Associazione della Musica e del Teatro Primo Riccitelli di Teramo è un'istituzione culturale prestigiosa che ha saputo mantenere vivo il ricordo del musicista abruzzese attraverso una costante programmazione di alto livello artistico e che non si arrende e non si ferma nemmeno in questi terribili mesi di Covid. Covid, lockdown, voi non vi fermate? Noi non ci fermiamo assolutamente, nel senso che nella speranza che perlomeno quando ci sarà la stagione estiva si possano realizzare, ci possa essere una partecipazione di pubblico, sia pure con tutte le precauzioni e con le limitazioni che ci imporrà la legge, noi abbiamo programmato una stagione concertistica e anche qualcosa di misto, un po' più teatral concertistico, diciamo teatral musicale, con grande piacere e con grande convinzione. Quando partirebbe questa stagione? Sempre da giugno in poi, perché siamo a fine marzo, non si vede ancora la possibilità di fare nulla, ma soprattutto dobbiamo aspettare la stagione calda, perché gli eventi sono tutti all'aperto.
Voltiamo pagina, adesso ci occupiamo di sport. Oggi il tecnico del Pescara Gianluca Grassadonia arriverà uno dei nazionali, Macin, mentre dovrà attendere domani e dopodomani per recuperare Bellanova e Memusciai. Ristabilito Odgaard che si gioca una maglia in attacco in vista della partita di venerdì col Pisa. Intanto, ieri sera, ospite di rilievo della trasmissione Replay condotta da Enrico Rocchi, il noto giornalista di Radio 24 Giuseppe Cruciani ha parlato del suo legame con l'Abruzzo e con Pescara e di alcuni personaggi calcistici che hanno fatto la storia del club biancazzurro. Sentiamo. Ma non è un controsenso, non ricordo il calcio che succedono, dai, certo è abbastanza incredibile, no? Cioè, chi seguì quell'anno il Pescara di Zeman non poteva nemmeno lontanamente immaginare che quei due giocatori magari no nel 2021 potessero far parte di una nazionale, però no, ma non farei grandi collegamenti tra questa cosa, anche perché molti giocatori, non so, Insigne non era del Pescara, no? L'unico del Pescara era Verratti, per cui non avrei grandi rimpianti, sinceramente. È passato tanto tempo, boh, a me non, meglio Galeone, a me Zema non è mai piaciuto. Perché non mi intrometto? No, ma non è mai piaciuto a me non è mai piaciuto il fondamentalismo di Zeman, cioè non è che non è mai piaciuto come persona, mi è piaciuto come allenatore. Non sono, sì, si parla dell'allenatore. Non sono mai stato un fanatico di Zeman, insomma. Cioè, mi sembra uno più pragmatico, Galeone, anche lì un'altra epoca, un'altra cosa, però Zeman non mi ha mai entusiasmato, insomma. Come idea di gioco, eccetera. Capisco che ha fatto vedere un Foggia eccezionale, dei momenti della Lazio molto belli, anche a Pescara un anno / due forse buoni. Non sono mai stato uno zemaniano, ecco, quello sì, ci sono sempre stato, ecco, per fare un esempio sono più allegriano che zemaniano, per farti capire un po', no? Più allegriano, sono due estremi oggettivamente, sono più allegriano che zemaniano. No, sono più allegriano perché l'idea l'idea che c'è adesso, che ha anche Pirlo per esempio, del possesso palla continuo, dell'avere sempre la palla, eccetera, è una cosa che non sopporto. Non è che non sopporto, è che non è l'unico modo di giocare, invece oggi sembra diventato l'unico modo di giocare. La C adesso, il Teramo ha ripreso subito ieri gli allenamenti per preparare l'impegno di sabato contro la Turris. Rientrati in gruppo K, Birligea e Valentini, oggi anche Soprano contro la squadra di Torre del Greco. I biancorossi sono chiamati a rialzarsi dopo le ultime tre sconfitte consecutive. Anche l'attaccante Pinzauti in gol a Vibo Valentia invita tutti a ricompattarsi. Sentiamolo. Sì, non c'è stata una reazione ai gol subiti, questo è vero. E, niente, è difficile perché siamo molto amareggiati, molto delusi, ma bisogna cercare di chiudere questo brutto capitolo e puntare tutto sul finale di stagione, sulla prossima partita. Il campionato è così, ci sono momenti che possono arrivare come questo, che fai tre sconfitte, però una cosa sbagliata sarebbe buttare tutto alle ortiche, no? E quindi bisogna ritrovare compattezza e pensare alla prossima partita, che è una cosa difficile perché la delusione è tanta da parte nostra. Anch'io se a fine primo tempo mi dicevano che si perdeva 3-1 non ci avrei creduto. E bisogna capirlo anche noi, è vero. Bisogna, come dicevo prima, ovviamente capire gli errori che ci sono stati. E nelle prossime partite, anche in ottica playoff, eliminarli il più possibile, perché sennò rischiamo davvero di andare a minare tutto quello di buono che abbiamo fatto fino a questo momento. Siamo nel finale di stagione, darsi un obiettivo
in queste sei partite probabilmente avrebbe dovuto avere dei presupposti che venivano un po' più da qualche partita prima, o no? Io penso che se facciamo quello che sappiamo fare nelle prossime partite riusciamo a centrare l'obiettivo playoff, che è il nostro obiettivo da inizio campionato, e noi dobbiamo pensare a quello e basta. Comunque siamo lì, siamo dentro e dobbiamo mantenere, anche se manca poco, giustamente come dici te, però già, cioè, non è che siamo lontani dalla zona playoff e ora manca poco e è difficile entrarci. Ci siamo dentro e dobbiamo mantenere la posizione, cercare di migliorarla, insomma, comunque restarci dentro. Ora lasciamo il calcio, parliamo di volley. In A3 l'Abba Pineto ha chiuso bene la stagione regolare battendo in 4-7 la capolista Grottazzolina, ora testa ai playoff che iniziano domenica prossima. Come iniziano domenica prossima i playoff per la Sie Cortona in A2. Facciamo il punto nel servizio di Sergio Zappalorto. Ferma la Sie Cortona in attesa dei quarti, 11 aprile a Siena gara 1, in A3 si chiude il primo capitolo con un Super Pineto ritrovato in gran forma. L'Abba travolge 3-1 secco e netto la capolista Grottazzolina, che non perdeva in trasferta dal 20 dicembre, anche se poi i marchigiani sono rimasti in testa per il clamoroso Karakiri del Galatina. Elde e Partenio, stelle del big match, ma quasi tutta la squadra ha girato come nei momenti del filotto da 11 successi. Note felici in vista dei playoff, gara 1 l'11 aprile a Pineto contro l'Aversa, è felice e mister Rosichini a fine gara. Sì, una buona gara, siamo partiti un po' contratti, avevamo di fronte la capolista che veniva da una serie di vittorie. Sì, che ha giocato chiaramente molto bene, noi ci siamo un po' sciolti dal secondo set, cominciando a difendere un po' di più, e questo ci ha dato convinzione. Poi è chiaro che è una gara di fine campionato in cui anche Grottazzolina cercava di preservare certi suoi atleti, come abbiamo fatto noi con Morelli in vista dei playoff, e quindi però sostanzialmente una buona situazione. In B vincono le abruzzesi, 3-2 chilometrico per l'Alba Adriatica sul Potentino, 3-0 del Paglieta del prof De Angelis a Lucera. In B1 femminile, impresa alla grande dell'Altino a Sant'Elia, un 3-0 di classe pur senza Costantini e Saveriano. E ora si punta molto in alto, non ce la fa uno sfortunato e generoso Chieti contro la capolista Casal De Pazzi, un A3 che non corrisponde a quanto visto in campo nelle immagini. Domani approfondimento nella settima puntata di Pallavoleo, ore 21:30. In B2 infine, altro esplode di una Rabona subito ritrovata nella sua versione brillante nelle immagini. Cadono a sorpresa il Teramo in casa, secondo pronostico il Pescara 3 in trasferta, entrambe 0-3, K.O. comunque ininfluenti. Appuntamento a fine aprile per il secondo atto. Chiudiamo con una notizia che riguarda il calcio A5, perché il big match in programma sabato fra Acqua e Sapone e Pesaro è stato rinviato a data da destinarsi a causa della positività al Covid-19 di 4 atleti marchigiani, ma a rischio ci sarebbe anche la gara salvezza fra Mantova e Colormax Pescara, sempre in programma sabato prossimo. È davvero tutto per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito. Se volete on demand trovate i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.